dice video di merda. Non lo guarda. Nessuno ti ha detto non guardare se è un video di merda. Scusa, non lo guarda. Se non lo guarda, ripeti pure i commenti che faccio bella figura. Ragazzi, io sono Cesco e bentornati qui oggi in un nuovissimo video sul mio canale. Oggi siamo qui con mamma Enza, protagonista di tanti scherzi e quant'altro, perché, come avrete letto dal titolo, siamo qui per far rispondere ai commenti che ci sono stati fatti nell'ultimo scherzo, ovvero questo. Ehi! E che stai a farlo? Allora, io sapevo benissimo che questo scherzo, per le persone un pochino più adulte, poteva essere un po' di cattivo gusto. Su Facebook, stranamente, io ve lo giuro, Facebook è il social in cui vengo criticato di più, perché appunto forse secondo me perché ci sono persone un po' più grandi. E quindi oggi mamma Enza è qui per farsi valere. Nel video breve che ho messo, il Reels quello là, la parte finale in cui c'è il tuo discorso purtroppo non c'è. Quindi queste persone non sanno che c'era il messaggio motivazionale di mamma alla fine, che era questo. Voglio dire solo una cosa, ragazzi, non fate mai queste cose, mai. Usate altri metodi per sballarvi. Le canne, ma mai. La metanfetamina. Mai queste cose, perché ragazzi, l'alcol. Si può divertire con poco. Tipo, lasciate perdere queste stronzate. Tipo, come ti divertiresti tu? Ma ti fai una birretta? Sballi con la birretta. Ma quando, ma chi si balla con la birretta? Durgianne. No, con ste schifezze, ragazzi, la vita è una. Vivetela fino in fondo, ma senza drogarvi. Vuoi chiedere un numero di mi piace? Se vi fa piacere lo lasciate, altrimenti noi non ci fa caso. Non ci va. Non vi preoccupate. Iscrizione, qualcuno se vuole iscrivere. Vabbè, iscrizione, ci sta bene. Ci sta. Che poi non volete lasciare il mi piace, non ci sono problemi. Ah, mamma sa con niente, tranquilla. No, comunque, iniziamo. Ma la signora Laura ci dice: scherzo veramente orrendo con la faccina che vomita. Beh, signora Laura, prima di tutto, orrendo, e ti viene da vomitare con un pacco di farina. Mi sembra un po'... Mo capisco che non era la Barilla. Un po' di farina, non era altro che quello. Perché a casa mia quella roba lì deve stare fuori. Però vabbè, lei ha detto che lo scherzo non le è piaciuto. Era uno scherzo di cattivo gusto. Augusti, signora Laura, noi accettiamo tutti i commenti. Il signor Salvatore ci fa non uno, non due, ma tantissimi altri commenti. Io mi pare che non selezionati solo due o tre. Quanti anni ha questo? Ma non sono video divertenti da fare, screanzati, vergogna tu e tua madre, neanche per scherzo stupidoni, senza manca una virgola. Ha detto che siamo stupidoni e che siamo screanzati e che ci dobbiamo vergognare. Vergognarmi? Non so in che modo mi dovrei vergognare. Boh. Dimmi tu, per cosa mi dovrei vergognare? Salvatore, dici tu. Screanzati, non mi sembra il caso, perché era farina. Non era quello che pensavate voi. Perché se era quello che pensavate voi, prima di tutto non gli facevo fare il video a mio figlio. Punto primo. Poi seconda cosa, alla fine non davo il consiglio ai giovani che non la devono usare. Il prossimo commento dice una cosa. Dice: che fai la poliziotta, prima o poi questo lo interrogano per davvero. Stupidi. Capi che dice che a me mi interrogheranno davvero prima o poi. Non abbiamo i soldi, manco pupa, ne vogliamo accattare la droga. Per favore, ya! Luca ci scrive: recitazione oratorio. Il nostro livello di recitazione è pari a quelli che fanno l'oratorio. Che comunque ci sono dei bambini. Cioè, raga, ogni tanto nel telefono di mamma non si sa come, non si sa perché, partono giochi, pubblicità, casissimo. Facciamo le recite dell'oratorio, ci divertiamo, passiamo il tempo. Però con le recite da oratorio, durante la pandemia abbiamo fatto felice tante persone. Racconta quello che succede sempre. Io ogni volta che prendo il treno incontro un musicista sul treno. Quel ragazzo mi ringrazia: signora, grazie, in tempo di pandemia mi avete allietato le giornate. Voi mi avete tenuto compagnia, per me è una soddisfazione. Ah, però non finisce qua, perché Diego non ci dice recita da oratorio, ma cambia e dice: che scene napoletane. Sì, facemmo pure lui la sceneggiata napoletana come faceva Totò e tutto il resto. E facimmelo pure. Silvio: gli schiaffi sono finti come i capelli di Antonio Conte. A dire la verità non erano finti, perché io stavo con la mazzara a scopa. Gli schiaffi erano veri, che quando è venuto a tavola per mangiare ha detto: mamma, mi fa male la spalla. Ah. E non è niente questo. Ma Yonki, la mamma non ha capito niente e non sa di cosa si tratta. Sì, ero fatta. Non ne capisco niente, perché la mia gioventù non l'ho passata con quella schifezza.
La mia gioventù l'ho passata che giocavamo nei vicoletti. Che brutta gioventù. Carlo ci dice video di merda. Non lo guarda. Nessuno ti ha detto non guardare se un video di merda. Scusa, non guarda. Se non lo guardare, vedi pure i commenti che faccio bella figura. Vogliamo dire una volta per tutte a chi ci fa i commenti negativi: non c'è bisogno di farli. Buonasera signore e signori. Io vi voglio dire solo una cosa. Il video finisce qui, io spero che vi sia piaciuto e spero che vi abbia tenuto compagnia per questi 10 minuti, non so quanto durerà, l'obiettivo era questo, tenervi compagnia. E niente, noi ci vediamo con un prossimo video, da Cesco è tutto, io rimando al prossimo video, iscrivetevi perché siamo vicinissimi ai 100.000 iscritti, mi raccomando, venite a seguirmi su IG se non mi seguite, ti vedo un bacione, un salutone e back down.